Sono maestro di arti marziali cinesi, ho sempre immaginato di imparare le arti marziali tradizionali in Cina e per questo motivo da ragazzo sono partito e sono quindi approdato nella culla delle arti marziali per poterle imparare nel luogo dove sono nate. Oggi sono 40 anni che pratico le arti marziali cinesi, da 30 vado in Cina dove ho avuto la fortuna di conoscere tanti maestri, di cui uno poi è diventato il mio maestro padre, il mio Shifu, con il quale ho studiato il Wushu Kung Fu ad altissimi livelli. Siamo all'interno dello stadio Diego Armando Maradona, dove al di sotto dei distinti inferiori ci sono una serie di palestre e una di queste è adibita alle arti marziali cinesi, dove insegno due stili di queste arti marziali cinesi che riguardano appunto lo stile della mantia religiosa e il sanda, il combattimento sportivo delle appunto arti marziali cinesi tradizionali. Con me insegna mia moglie, la maestra Jiang Chun-Li, che è cinese, presente in Italia da 20 anni, che insegna il Qigong e il Tai Chi Chuan. Queste discipline delle arti marziali cinesi danno la possibilità a chi le pratica di poter sviluppare grandi benefici e grandi vantaggi non solo mentali e fisici, ma anche per la difesa personale, quindi una sorta proprio di armonia psicofisica. Nella nostra scuola le fasce di età che si avvicinano partono dai 4-5 anni fino ad arrivare ai 90 anni, agli 80-90 anni. È chiaro che a seconda della fascia di età si propone un tipo di specialità diversa perché i giovani chiaramente hanno più energia, cioè hanno più vigore, quindi hanno necessità più di scaricare la loro energia irruenta e quindi di armonizzarsi, mentre invece le persone un po' più anziane o comunque di un'età maggiore hanno necessità di recuperare la stessa energia, di rientrare sempre in un'armonia, ma partendo da un concetto diverso. Possiamo dire che il Wushu Kung Fu è adatto a qualsiasi età. In palestra sono presenti sia corsi amatoriali ma anche corsi agonistici e moltissimi dei nostri allievi sono riusciti ad arrivare a vincere campionati regionali, nazionali, internazionali e anche dei mondiali. In Cina abbiamo avuto la fortuna di avere molti collegamenti con diverse università cinesi. Io ho avuto la fortuna, essendo anche un professore universitario, di insegnare nell'Università di Ludong e di Chengdu, dove attualmente sto ottenendo anche un dottorato di ricerca per le arti marziali cinesi e questo mi darà la possibilità di poter formare i miei allievi ad un livello anche accademico, non solo tradizionale. Mi auguro che sempre più persone possano avvicinarsi allo studio di queste arti marziali tradizionali cinesi perché danno la possibilità di migliorare il proprio stile di vita. Vi aspettiamo tutti per praticare arti marziali cinesi con noi.